Sandro Mannini, presidente del Corecom della Toscana, questa mattina qui a Firenze una interessante ricerca, la prima in assoluto sulle testate online della Toscana. Allora, presidente, cosa possiamo dire di questa ricerca? Qual è la situazione in Toscana delle testate online? Abbiamo fatto questo censimento della web press a livello regionale ed è il primo nel panorama nazionale per due motivazioni. La prima, per dare risalto e importanza a un settore centrale nell'informazione della nostra regione, in grande crescita e in una fase anche tra l'altro di consolidamento. Il secondo obiettivo è quello di fornire un quadro conoscitivo quasi esaustivo di tutte le testate online native digitali e di tutto ciò che poi è produzione online, quindi anche la web TV, web radio e anche le testate online delle testate tradizionali cartacee, che l'elenco onnicomprensivo di tutte queste testate è sul portale del nostro sito, mentre la ricerca ha semplicemente approfondito, esplorato le 51 testate online presenti nella nostra regione con un virtuosismo esplorativo su 12 best practice di questo campione rappresentativo. Questo obiettivo oggi ha trovato anche interesse da parte del rappresentante della giunta regionale, che ha annunciato un intervento legislativo di carattere normativo da parte della giunta di sostegno all'innovazione tecnologica, includendo nell'innovazione tecnologica anche l'editoria online. Ecco, quanto è importante conoscere queste testate? Poi possiamo dire che in questo momento siamo ad un punto di partenza e che ci può essere veramente un nuovo sviluppo delle testate online nei prossimi anni? C'è una fase di consolidamento, abbiamo constatato che le nostre testate online della Toscana sono molto attente al rispetto delle norme, alla pubblicizzazione dei requisiti amministrativi, quindi registrazione al ROC, registrazione al Tribunale, visualizzazione immediata del direttore responsabile, le percentuali di attenzione su questo sono molto alte. Ci sono indici spiccati di tempestività e di velocizzazione dell'aggiornamento delle notizie, un indice molto alto di multimedialità nella testata, quindi un uso molto alto di video, audio e poi soprattutto una cura, un'attenzione all'interlocuzione con i lettori, quindi molta attenzione alla moderazione dei post, le ex lettere al direttore del giornale oggi sono i post e su questo c'è molta attenzione, anche nell'accogliere fotografie e suggerimenti da parte dei lettori con sezioni specifiche. In positivo altresì c'è anche un uso moderato, attento, degli spazi pubblicitari, cioè non c'è una grande aggressività nelle testate online, dei banner pubblicitari o dei flash pubblicitari, quindi c'è una centralità della notizia, ci sono gli spazi della pubblicità, ma sono gestiti in una maniera molto attenta e anche parsimoniosa. Alla tempestività del web si contrappone però una superficialità che non si riscontra magari nella stampa tradizionale. Questo è vero, c'è anche una nascita in origine di molte testate online che nascono settoriali, cioè nascono trattando un tema specifico, giornale online che tratta solo di sport e addirittura di uno specifico sport. Nel corso degli anni la settorialità è venuta ad affiancarsi alla multisettorialità, quindi ora le testate trattano un po' di tutto, forse non in maniera esplorativa, non molto approfonditamente, ma le testate trattano un po' dalla cronaca, alla politica, all'informazione di prossimità, che è un valore aggiunto e anche un differenziale rispetto alle testate tradizionali, che fidelizza un po' i lettori di quel territorio, che mi preme evidenziare che ormai non sono più le persone di un'età più bassa oppure gli addetti ai lavori, ma anche le persone di un'età più adulta si stanno familiarizzando con il 2.0 e sono consapevoli molto di leggere il giornale tradizionale.